mercati finanziari. Le elezioni negli Stati Uniti e il referendum in Italia, infatti, rischiano di provocare nuovi scossoni. Vediamo l'analisi nella finestra sui mercati. Tempi turbolenti attendono i mercati finanziari. Gli appuntamenti elettorali negli Stati Uniti e in Italia e il prossimo anno in Francia e Germania minacciano di sconvolgere nel bene e nel male lo status quo, con effetti anche sulle borse. L'eventuale elezione di Donald Trump, sebbene in caduta nei sondaggi, alla presidenza degli Stati Uniti fra meno di un mese, rischia di scatenare nuovi crolli sui mercati, come spiega Giampaolo Bazzani, amministratore delegato della danese Saxo Bank in Italia. L'elezione di Trump potrebbe avere un effetto deleterio di breve periodo sui mercati finanziari, spaventati da interventi soprattutto sul commercio internazionale, l'introduzione di dazi doganali. Questo isolerebbe gli Stati Uniti, sarebbe un gravissimo problema sulla sua bilancia dei pagamenti, quindi il mercato punirebbe nel breve periodo questa elezione, salvo poi valutare nel medio termine eventuali interventi di liberismo economico da parte di Donald Trump, liberismo che gli Stati Uniti nel medio periodo apprezzano sempre. Anche il referendum costituzionale del 4 dicembre in Italia è tenuto sotto osservazione dagli investitori, con la vittoria del no che rischia di provocare nuovi scossoni in borsa. Comporterà immediatamente una perdita di rating e quindi una messa nell'angolo dell'Italia nei mercati finanziari, e questo avverrà in maniera decisa. Il mercato non aspetta altro che un'occasione per andare a punire titoli dei paesi periferici come appunto l'Italia. Scelte difficili attendono anche le banche centrali. Mentre nell'Eurozona la BCE ha inondato di liquidità i mercati e i rendimenti dei titoli di Stato si sono azzerati, entro la fine dell'anno negli Stati Uniti la Federal Reserve dovrà decidere un aumento dei tassi. La Fed dovrà pur mantenere un briciolo di credibilità, quindi a questo punto i tassi finirà per rialzarli, dopo che ha sfruttato appieno l'effetto annuncio, ma aspetterà segnali molto forti e molto decisi sul quadro macroeconomico nordamericano prima di fare rialzi successivi, quindi aumenterà verosimilmente di 25 punti base, ma non lo farà in maniera decisa.